Non ci torno ovviamente da quest'estate, dall'ultima volta che il bike bar è aperto, quindi prima volta che vedo il nuovo mottolino. Sono curioso di vedere dentro, che ho visto che ha un'area abbastanza futuristica. Comunque non perdiamo tempo, perché oggi siamo venuti a sciare. Ovviamente anche la stagione di sci è ripartita, però sono riuscito ad andare per adesso soltanto una volta a sciare, e anche tra l'altro in una condizione abbastanza pietosa, perché c'era pochissima neve nell'ultimo video che ho fatto a Madesimo. Sono venuto appunto al mottolino proprio perché c'è uno degli snowpark più belli d'Europa e del mondo, credo. Sapete, il mio obiettivo, ve l'ho detto nell'altro video, è iniziare a saltare su salti un po' più grossi in snowpark. Quindi questo episodio vuole essere l'episodio 1, episodio 0, insomma, di questa serie di video. Non so neanche come messo lo snowpark, se è aperto, se è agibile, se ci sono già i salti grossi. Però adesso prendiamo gli sci, andiamo a fare lo ski pass, che ci aspettano Grigio e Eddie alla partenza del mottolino. Sì ragazzi, i boomer mettono ancora l'accetto sugli sci. Ben sponsorizza questa giornata comunque. Grazie. Ciao. Chiaramente la Bea non scia, ragazzi. È stata traumatizzata dall'ultimo taglio, l'ultima volta a Seiseran. Orca puttana. Minchia, è profondissimo. Dai, Giorgio, non me lo dire. Minchia, con le sirene. Quindi, se volete vedere ancora la Bea sugli sci, commentate qua sotto, no, ragazzi. Questa cosa delle scale mobili mi piace molto. Non dover fare i gradini, ragazzi, è una bella sensazione, devo dire. L'acquisto migliore che poteva fare il mottolino per rifare il mottolino è proprio la scala mobile. Buongiorno. È arrivato anche... Salve, sono Grigio. Vabbè ragazzi, è ora di sciare. Ma vorrei dire una cosa. Grazie al fatto che X ha le lenti magnetiche, ragazzi, quando salite in seggiovia, ed è soprattutto adesso dovete mettervi la mascherina, non vi si appanna la mascherina proprio perché la lente ve la togliete e poi quando arrivate in cima, tac, ve la rimettete. Porca troia, è talmente duro, figa il cosa. E comunque, ecco, il magnete tiene veramente tanto. Dov'è il link? In bio. Non in bio, ma che in bio? Il link in descrizione. Porca troia, madonna, tutti fanno questo errore. Ma figa, di solito questo coso qua è pieno di neve, che fa? Ci fosse neve, toso. Non c'è un cazzo di neve, è tutta colpa tua, Eddie. Oh. Lì è perfetto per imparare 3-6. Io, cioè, dopo devo fare così. Qua? No, non devi guardare il cielo. Parti gambe un po' larghe, ti carichi con le braccia. Sì. Giri e giri. Spalle e testa. Oh. Mi raccomando, Potere. Potere, potere, potere. Allora, primo approccio del 2022 allo snowpark. Qui servirebbe proprio Michael Jordan. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Non sai il meme? Ah. Non conosci il meme di Space Jam? Allora, ci sono tanti rail, i salti ci sono solo quelli grossi, quindi vediamo l'approccio di Eddie Azzalina. Eccolo lì! Ah, proviamo questo, dai! È un box o un tubo? Oh no! Una GoPro! Hai trovato una GoPro? Euro 10! Ma va! No, Euro 9! Quindi? L'hai trovata? Hai trovato una GoPro? 9. 9. Per terra. È che anche volerla restituire è quasi impossibile. Esatto, è quasi impossibile. È tua ormai. C'era. Impossibile. Anche con tutta la buona volontà è... 2 seconds later. Ok, scuola di rail. Allora, sali piano e fermati sopra. Ok, fermati. Adesso vai lì, storto. Adesso il peso deve andare a valle, il peso, intanto che lo fai. Peso avanti, peso avanti, peso avanti, peso avanti, peso avanti. Hai visto per caso una GoPro dopo un salto? Certo che l'abbiamo vista. Salva mio salvatore, che non è neanche mio. L'abbiamo vista. Però adesso vogliamo sapere come hai fatto a chiederlo proprio a noi. Perché lo sto chiedendo a tutti. Almeno abbiamo fatto una buona azione, Ed. Sei stato un buon samaritano oggi, Ed. Si vede veramente. Ciao. Ciao.
in questo momento Eddie. See you again. Allora, tecnica che mi aveva spiegato Filippo Levis: prendere quando sono un po' lunghi tipo questo, prenderli abbastanza dritti senza tagliare, prendere il rail in centro proprio all'attacco. Riuscendo a fare un po' su e giù nel park, accettandoci a riprendere un po' il feeling, perché dopo due anni veramente incriccatissimi, il rail mi trovo abbastanza bene per adesso, anche se ho fatto un giro completo dove li ho praticamente fatti. Ragazzi, io ve l'ho detto, in realtà il mio obiettivo di quest'anno, almeno la stagione invernale, sarebbe iniziare a saltare salti grossi. Abbiamo visto, qua c'è solo un salto grosso aperto, cioè dei tre in fila che di solito costruiscono, per adesso ce n'è aperto solo uno. Iniziamo ad andare a vederlo e tagliamo le nostre conclusioni. Poi. Buongiorno, signor Mirko. Ma qua sono chiusi o sono aperti? LXL, se li vuoi saltare, li puoi saltare. No, volevo solo andare a vederli adesso. Vediamo chi sa già saltare. Siete italiani? English. Ok. Also for you, first time? Yeah. Ok, so I'm gonna watch you there. Praticamente, ragazzi, siamo sulla linea LXL. Questo, come vi ho detto, è l'L, quello è l'XL. Mi ha detto in cima a Mirko che dovrebbero essere questo l'L sui 15 metri, questo sui 18-19. E quest'anno non c'è questa grossa differenza tra L e XL, cioè la rampa è un pelino più alta, come si può vedere. Questo è un pelino più basso, un pelino più vicina. Però, ragazzi, capite il flat? Iniziano ad essere salti abbastanza grossi. È la cosa che mi spaventa di più a me: capire da dove si parte. Perché in sci, overshottare i salti, basta che parti 3 metri più in alto, che veramente magari overshotti di molto. E capite che, guardate l'atterraggio, essendo molto ripidi per permettere di atterrare belli morbidi, quando overshotti un po' è un attimo andare giù di 10 metri nell'atterraggio. Adesso prova gli L, credo. Partito quasi dritto da là. Iniziano ad essere grossi, in aria un botto e mezzo. Una curva, leggerissima frenata, tuk, un pelo lungo, però l'hanno fatti easy. Per favore, ragazzi, un piccolo appello a Ian Rocca, Ian, che gli ho scritto tutto. Gli ho detto: io sono in giro, vieni, ti prego, che ho bisogno di qualcuno che mi dia la velocità. E il bastardo m'ha ghostato. No, scandaloso. Ho bisogno di una persona che mi dia la velocità su questi salti la prima volta, perché non essendo abile con gli sci non so valutare se sto andando giusto o no. Quindi, per una volta che non è l'Alboreto, andate tutti, ragazzi, a scrivere sul profilo di Ian Rocca: dove cazzo eri? Dove eri? Oh, dove eri? Dove eri? Dai, proviamo a farlo uno di fianco all'altro. Dai. Sempre inferiore sui più deboli. Oh! Ragazzi, va bene mangiare, ma non fate come Letty, perché piatto di pizzoccheri, poi si mangia anche cibo spazzatura, cibo... Food drinks. Oh. Ordinatelo. Associalo. Link in descrizione. Rispetto ai biscotti proteici soliti, è molto più friabile. Cioè, di solito sono molto pastosi. In questo caso invece il biscotto rimane un vero cookie, un vero biscotto. Quindi che si sbriciola. Che corpo di cotto. Un applauso grandissimo alla GoPro. Stavamo filmando un video fighissimo con Eddie in mezzo al bosco, dove ha tirato una mina della Madonna contro un albero. E puntualmente non va l'audio. E l'audio me l'ha cancellato completamente quella prima discesa. Ragazzi, mi raccomando, se comprate qualche prodotto Foodspring, usate il link in descrizione e soprattutto col codice Faraone solito avrete 15% di sconto. Ma soprattutto non è male. Usate il link in descrizione, perché così almeno ci guadagno qualcosina, qualche centesimo entra. I centesimini sono sempre importanti. Non si vede una minchia, Eddie! No! 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 Chiaramente è andata via nuvola e lo snowpark chiude. E anche i salti li facciamo domani. Allora, siamo... Anzi... Ostia, che stecca!
Ah, il culo. Sfregato il culo. Secondo giorno, ragazzi, siamo tornati al Mottolino. Ieri ha nevicato un po', oggi, ragazzi, giornata epica. Abbiamo qui ancora oggi il nostro Eddie Azzalin, che oggi proverà gli XL per noi. Oggi dovrebbe esserci in giro anche Ian, quindi ne approfittiamo, se lo becchiamo, per farci dare le velocità per provare gli L. Dobbiamo riuscire a portare a casa almeno gli L a sto giro, Devo scaldare le gambe qua. Siete italiani? Yeah. Posso chiedere a voi un po' di info per le due partite? Per noi partiamo da qua, è sempre un po' di difficile con il speed, non sai quasi mai, ma fai da qua, fai due o tre curve come sono qua, non troppo così, ma un po' così, e dopo vai dritto e dopo... E vai! Secondo, sul secondo... No, ma tanto inizio a fare solo il primo. Io sono venuto sulla linea XL, ma quel bastardo di Ian l'ho appena chiamato e mi ha detto che non viene perché si è fatto male a un ginocchio stamattina e non mi dà, non è qui e non mi dà neanche due dritte per fargli XL. Sei indignato te? Sì. Secondo me sei indignato. Maggior ragione, andate a scrivere a Ian dove cazzo sei. Ti seguo perché così almeno... Cosa fai? Fai qualche curva qua o no? Una, due curve. Ok, dai, sembra buona. Okay. Bella. Tutto a posto con sì, la sì, velocità? Sì, sì, sì. No, grazie mille. Di niente. Non li sbloccavo. Ah, sei tu quello che va in bici? Sì, sì, io... Sei stato a Siusi anche qualche anno fa. Sì, sì, bravo, esatto. Oh, ragazzi, finalmente sono riuscito a fare almeno la linea L. Tutti e due i salti, tra l'altro. Non pensavo di fare il secondo, però sono atterrato dal primo. Ti ho sentito bene. Ho detto, già che ci sono, seguo lui. Boom. E via sul secondo, che in realtà è... sembrava più grosso, ma in realtà è più piccolo del primo. Quindi top. Oh, mi sono tolto una bella soddisfazione perché era da tanto. Sto pensando, e poi soprattutto questi L qua iniziano ad essere una dimensione simile all'XL. Per adesso ci accontentiamo così. Però diciamo che è un buon inizio per proseguire questa serie degli XL. Mi piacerebbe riprovarli, fare un altro giro per prendere confidenza con i salti. Da road to backflip a road to XL. Esatto. Ogni sport, porco zio, sempre un'ansia della madonna. Perché mi devo creare queste situazioni di ansia? Non lo so. Probabilmente per quello che ci piace fare queste robe, no? Allora, salve, mi dica. Non mi ha trainato sui salti oggi. Si deve far perdonare. Fortunato. Si deve far perdonare in un modo. Andata. Battendoti qua? No, male. Battendomi qua. Battendomi va bene. Allora, ragazzi, ho provato il simulatore. Che tra l'altro è disponibile per tutti, chi lo vuole provare vieni qua, ti fai la session sul simulatore dopo sciata. Direi che è il proprio posto giusto per fare l'outro perché ci sono le lucine, cioè da proprio da youtuber. Niente ragazzi, adesso noi ci aspettano 4 ore di macchina per tornare a casa, quindi l'ora di chiudere questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate il like, che continueremo questa serie verso gli XL qui al Mottolino. Magari vediamo di andare anche magari in qualche altro snowpark. Obiettivo per la prossima volta è iniziare a treccare un po' sugli L e mandare sti cavolo di XL, perché Ian mi ha detto che la prossima volta 100% c'è. Non mi posso togliere la mascherina. Qua posso. Ci vediamo al prossimo video. Bello.